Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Mi sono rotto i coglioni. Allora, ragazzi, mi sono rotto altamente il cazzo. Siamo nel 2022, oggi è il 26/06/2022 Cristo. Prima fanno uscire la versione per One e chiudono i server dei 360. Capibile dopo tanti anni. Mo non si sa neanche se aggiornano il gioco, se fanno uscire DLC. Ma stiamo scherzando? Sono cazzo 10 anni che c'è sto gioco. Mi sono altamente rotto i coglioni, ragazzi. Allora, per i poveri cristi di One, ve lo dico già io, che non aggiornerà niente GTA, non ci sarà nessun DLC su quella versione di gioco. Quindi sarete costretti a comprarvi un'altra console o un'altra versione di gioco. O comunque sia, tutte e due se volete continuare a giocare a GTA. Allo stesso GTA, che pure su Next Gen non sappiamo se aggiornerà mai, perché doveva uscire il 15 di sto mese e hanno lasciato aperto. Mo hanno detto che doveva uscire all'incirca il 15 del mese prossimo, di luglio, ma a quanto pare mi sa che non uscirà neanche il mese prossimo. Quindi, ragazzi, io non so che cazzo fare, non so che cazzo dire, non so che cazzo raccontarvi, perché mi sono rotto i coglioni. A me GTA mi sta stufando, sono 10 anni che gioco allo stesso gioco e sono sempre le stesse cose. Fanno uscire un DLC e ne minchia ne saltano altri 14, e ogni volta che fanno uscire un DLC non sono capace neanche a farlo, ragazzi, perché ci sono sempre dei cazzo di problemi, sempre. Lasciamo perdere col Caio Peco, che quello è stato il colpo apocalittico, porca puttana, ragazzi. Ragazzi, è stato un disastro universale i primi periodi appena uscito, e chi giocava lo sa benissimo. Comunque, morale della favola, ve lo ricordate, che ora ve lo faccio passare, ve lo ricordate il tizio seduto, questo tizio qua seduto, ragazzi, ok? Questo qua è un tizio che sbuca solo su Next Gen. Già quello ci doveva far capire che su Old Gen non c'era un cazzo da farci, che lì già avevano intenzione di non aggiornare niente, perché lasciare uno spoiler solo su Next Gen, già quello fa capire che c'è qualcosa che non va. Non contenti, vogliono chiudere i server di One. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Io posso capire che volete andare avanti, ma fatelo nella maniera corretta. Avete lasciato, porca puttana, la 360 10 anni che stava aperto, e quei modder che facevano saltare gli appartamenti, le console alla gente. Un sacco di ragazzini che mica giocavano male, per questo motivo sono passati a One per giocare un po' più tranquilli, e mi vate a chiudere i server. Posso capire, non mi vuoi aggiornare GTA, siamo nel 2022, hanno fatto uscire le nuove console, va bene, ma porco disco, ma fammi uscire un GTA come si deve, fai uscire sulla nuova versione un GTA coi coglioni, con tante altre cose da fare. Ci hanno fatto spendere qua, io personalmente GTA l'ho comprato come minimo 5 volte, 2 volte sulla 360, perché la 360 cioccava, uno l'ha rigato. Ho comprato la One su disco, GTA su disco con la One, poi ho preso la S, GTA digitale, poi ho preso la serie S invece che la One S, GTA digitale, poi ho preso la nuova versione di gioco GTA digitale. Oh, ci avete rotto i coglioni, ora ho speso 150 euro di gioco, ma porco Dio, ma poi sempre lo stesso gioco, ma non esiste, ragazzi, non esiste. Io mi sono rotto i coglioni, quindi se vedrete poche cose sul mio canale, il motivo è solo questo, perché non c'è un cazzo da fare, ragazzi, non c'è proprio un cazzo da fare. E io, sinceramente, di farvi cazzate, portare dei video che non ha senso, come che potete guardarli da 3000 altri cazzo di youtuber, non mi pare il caso. Io voglio portare qualcosa sul canale che serva a tutti, qualcosa che vale la pena fare, qualcosa che ti passa il tempo e che ti diverte. La duplicazione è importante, il come è importante, un gif è comunque importante,
i completi sono importanti, perché comunque sia a chi è che non piace fare i completi, raga, ma mi togli il uno era il metodo per fare i completi e tu me lo vai a togliere. Mi hanno tolto tutto, hanno tolto tutto, ragazzi, non c'è più un cazzo da fare su GTA. GTA è rimasto solo attivo per chi si accende la console e combatte da quando la accende a quando la spegne. E tutti gli altri, Rockstar di merda, tutti gli altri dove li mettiamo? Comunque, ragazzi, se vi serve un account moddato o qualsiasi altra cosa, non esitate a contattarmi. Bella, ragazzi.